c'è una domanda e il dottor D'Alfonso voleva fare un intervento, ma dico la domanda. Intervento breve contenente anche la domanda. Prego. Si posso anche fare meno il microfono? Se vuole, tanto siamo normalmente. Mi metto qui così non manco di rispetto a nessuno. No, ma prego. Già che se è qui, si metta, si assuma le sue responsabilità. Come sempre. Vada al leggio. Tanto complimenti per questa bella iniziativa. Io sono arrivato tardi perché sono stato a interloquire con cittadini, pezzi di comunità e moltitudini. Volendo contribuire a questa bella discussione tematica, la vorrei aiutare ponendo una domanda. È possibile fare politica senza comunicazione? Secondo me questa domanda aiuta ad esprimere il senso sia dell'incontro e anche di quello che io voglio dire. È una maniera di procedere per contrario. Per adesso abbiamo detto quanto la comunicazione possa aiutare la politica. È immaginabile in questo tempo che viviamo un'attività politica che significa poi attività decisionale, attività di prefigurazione progettuale e attività decisionale, è possibile senza la comunicazione? Io sono profondamente convinto di no. E perché dico adesso di no, in questo tempo che viviamo? Se fossimo stati negli anni 50, probabilmente si poteva anche evitare, nel senso si poteva mandare un corpo in esistenza, un'attività politica, anche senza il bisogno della coltivazione di una comunicazione quotidiana o periodica e comunque riguarda. Perché noi siamo tutti quanti vittima e protagonisti di una rivoluzione nell'uso del tempo, nel concepimento del tempo e nell'uso del tempo. Io ho fatto a tempo a conoscere la stagione nella quale tutti donavano tempo per la vita politica. Io vengo da un piccolo paese dove 3.200 persone mediamente, giovedì, venerdì e sabato, si ritrovavano a discutere 2 o 3 ore alla sera per ragionare di sviluppo del proprio piccolo paese, di sviluppo urbanistico, di sviluppo culturale, di crescita anche dal punto di vista economico, addirittura dell'allargamento dei diritti, le prime discussioni riguardanti per esempio i processi di pace che addirittura coinvolgevano anche le piccole collettività. E lì c'era tutta una donazione di tempo. Il tempo non c'è più per il discorso pubblico, si direbbe, ma è anche la complessizzazione che riguarda la vita dei singoli, delle collettività, che ci fa pensare che per fare in modo che vada a bersaglio una decisione pubblica, una iniziativa istituzionale, c'è bisogno di questo facilitatore che è l'elemento comunicativo. Faccio un esempio. Di Renzi giustamente tutti parlano, non solo perché è presente il Consiglio dei Ministri, ma anche perché è esso stesso soggetto e oggetto di comunicazione. Una volta rivelò, e io notai questo con molta curiosità, che tra i primi atti amministrativi fatti da lui, pensati e fatti da lui da sindaco, ce ne fu uno molto carico di significato. Si fece carico di bersagliare i problemi di funzionamento dei bagni delle case popolari di Firenze. Raccontare con una delibera che cos'è che si è fatto in ordine al ripristino della piena efficienza dei bagni, senza metterci un supplemento di spiegazione di significato, sarebbe stato proprio un omicidio sul piano della potenza comunicativa di quella delibera. Lui invece adotta la delibera, ripristina la funzionalità perfetta dei bagni in queste circa 4.000 abitazioni popolari e poi spiega che secondo lui assumere come priorità quella delle case popolari a partire da un importante servizio qual è quello igienico, che è il servizio che per primo uno incontra la mattina e da ultimo incontra la sera quando va a dormire. La sottolineatura espressiva del significato di quella delibera crea, come si può dire, l'appartenenza, la continuazione di un valore, di un significato, anche il riconoscerci sì rispetto ad un'attività che è concludente, che è l'attività decisionale di un pubblico amministratore. Per contrario, voglio citare invece il caso di un pescarese, che io ho apprezzato molto, che però la stampa, anche quella locale, non ha contribuito, diciamo, a rendere oggetto e destinatario di giusta luce. L'onorevole Sospiri, stimato galantuomo della destra quasi gollista di questa città e di questa regione, da sottosegretario alle infrastrutture, caro professore, cari operatori che siete da questa parte del tavolo, fece 2 grandi opere buone per l'Abruzzo e per Pescara. Una prima opera buona fece finanziare
uno studio di fattibilità per il potenziamento del sistema di collegamento Pescara-Roma sul piano ferroviario, 150 milioni di euro. E poi fece un'altra attività decisionale, l'innalzamento di rango della stazione della capitaneria di porto di Pescara. Questa seconda delibera, questa seconda decisione, questa seconda attività produsse per la collettività zero utilità, perché portò con sé l'innalzamento giuridico della condizione del comandante, l'aumento di 1000 euro al comandante e il fatto che tutti i dipendenti della capitaneria potessero disporre anche della mensa. Invece la prima opera fu davvero un'opera infrastrutturale carica di portato economico, di significato collettivo. Quando la città e la collettività si fecero carico di ricordare Sospiri, addirittura destinandogli una strada, il Consiglio Comunale, le forze politiche e anche la stampa inneggiarono al valore della capitaneria di porto, che portò con sé un aumento di stipendio al comandante e il cibo, diciamo, quasi gratuito a chi ci lavorava. E non l'opera infrastrutturale ferroviaria. Perché accade questo? Accade questo, diciamo, per insensatezza a volte della classe dirigente che neanche coglie il valore di quello che fa. E accade questo anche per una disabitudine che ha colpito e affondato la pubblica opinione a entrare nel merito. C'è una pigrizia spaventosa che è pari alla diminuzione del tempo che ha colpito la società, sia dei singoli che delle collettività. Per cui, in preda alla pigrizia, non si entra più nel merito. Io per esempio ho visto in Abruzzo e a Pescara scienziati presunti che anticipavano valori collettivi dicendo: adesso c'è questo fatto giudiziario, lì c'è il valore della collettività, ci sono i numeri giornalistici. Non c'è stato nulla. Questa specie di inseguimento della preda, della lepre, che ci regala numeri, che ci regala verità da cogliere. Se tutti quanti noi ricominciassimo a entrare nel merito, la comunità, professore, vive di ingresso nel merito. Le do una notizia storica: quel galantuomo che lei ha citato, Adriano Livetti, nel 57 è venuto a fare un'esperienza sociale in Abruzzo, a Pietranzieri. Purtroppo acqua sui tetti anche quell'esperienza lì. Lui cercò di coniugare il dolore di quelle famiglie che hanno conosciuto anche il sangue per cercare di restituire un'Italia unita e connessa all'Europa. A me piacerebbe che la regione si riappropriasse di quel gesto e mi piacerebbe che partisse un grande dibattito su che cos'è una comunità, come persone tra loro legate, vincolate, capaci di conoscersi e di riconoscersi e di fare anche esperienze collettive. Concludo con una battuta essenziale. Si dice che anche nel processo delle opere pubbliche ci sarà bisogno di una procedimentalizzazione della ricerca del consenso. Il debat public che si vuole introdurre come pezzo del procedimento realizzativo amministrativo di fare le opere pubbliche ormai è a portata di mano. Passera ha cercato quasi di calarlo nella procedura. La Francia da noi è molto inseguita su questo fronte. Io penso che tutti insieme ci troveremo bisognevoli nel valorizzare di più questa ricerca di un collegamento orizzontale tra chi decide, chi è destinatario della decisione, per fare in modo, primo, che la classe dirigente attraverso la comunicazione aggiorni anche l'agenda delle sue priorità. Attraverso che cosa la classe dirigente oggi aggiorna le sue priorità e coglie la giustezza dei suoi pronunciamenti? Quali sono gli strumenti? Io per esempio vedo in questa regione una difficoltà di intercettare quali sono le prevalenze di necessità dell'azione pubblica. C'è un tema, e concludo, io ho girato 13.000 chilometri di democrazia in questi 70 giorni che sono candidato, ho stretto mani, ho ascoltato, lo dico al direttore che sempre in maniera affettuosa mi esalta il bisogno anche dell'ascolto, oltre che del dire, e rassicuro il direttore che ascolto molto. Addirittura prendo anche appunti, ho riempito 100 pagine di appunti da questo punto di vista. E in questi 13.000 chilometri di piazze, di moltitudini, di incontri che ho fatto, in prevalenza l'Abruzzo mi ha detto ad alta voce: voglio una sanità più veloce per quanto riguarda la diagnostica, per quanto riguarda le cure, le prestazioni. Lì si tratta di inventare un meccanismo che davvero dia a questo una risposta. E per quanto mi riguarda, il mettersi in sintonia con la comunicazione in entrata e in uscita ci consente anche di fare la cosa giusta, perché io vorrei essere eletto e rieletto e vorrei anche che ciò che mettiamo in campo con la carta intestata della regione sia qualcosa che poi è apprezzato dai cittadini e che funzioni e che determini sviluppo durevole, poco costoso, capace anche di determinare partecipazione. Complimenti a chi si è occupato con questo livello scientifico
del processo comunicativo, del quale sono convinto avremo sempre più bisogno, che mancherà sempre più tempo. Grazie. Grazie. Spazio tecnico di applausi, perché siamo un parco di luce. Allora, no, è un gioco di due parti. No, grazie sinceramente. Siccome qui io vedo il dottor Chiavaroli, vedo il presidente di Confindustria di Chieti, vedo l'amico e collega Umberto Santucci, persone che ci onorano la loro presenza, anche perché so che hanno sganciato le loro agende per essere qui. Se voglio dire, vogliamo accendere ancora qualche minuto di dibattito sulle istanze che sono nate da questo incontro, ovviamente noi siamo a disposizione. Parole di Gaetano D'Alfonsiano, dopo questo intervento. Lei è stato sono io. Ricordi sospiriane. Prego, utilizzi questo momento. Grazie a voi, buonasera. Comincio anche con una battuta. Se fossi vino, farei un intervento conciso, ma sarò comunque altrettanto breve. Guardate, non rispondo all'amico e avversario Luciano D'Alfonso, cerco di tenermi al tema della serata e ad alcuni spunti, perché poi ne sono venuti fuori tantissimi. Parto dalle parole del direttore Tedeschini sulla comunità regionale. Devo dire purtroppo che non siamo una comunità regionale. Io anche in termini politici, ne ho discusso anche con D'Alfonso, ho sempre rivendicato e credo ancora che noi dovremmo sviluppare una sorta di patriottismo regionale nei confronti di Roma, dell'Europa, dei grandi poteri, non dei poteri forti, per rivendicare insomma, mezzi e strutture per l'Abruzzo. Credo appunto che però non siamo comunità regionale da questo punto di vista, siamo comunità di Campanile o meglio ancora di Fontanella, che comunque mi va anche bene perché è importante che ci si occupi della Fontanella sotto casa, che si discuta nel paese, nel paesino del problema che si ha vicino per poi avere una visione d'assieme. Certo poi la politica deve tradurre e la comunicazione tutto questo anche in fatti e in soluzioni, perché vedete ciascuno di noi difende la propria Fontanella, però in questa regione non siamo riusciti a fare, non riusciremo a fare la banca regionale, non siamo riusciti e non si può discutere per esempio di corte d'appello in una sola località per favorire gli utenti innanzitutto e non solo gli avvocati. Il punto che però voglio sottoporre, poi davvero concludo, è questo. Io vorrei capire, se avremo ancora il tempo, quanto la comunicazione politica in questo caso incide anche sulla scelta dell'elettorato, o se invece parla per alcuni versi agli addetti ai lavori e per altri versi si perde un po' un eco indistinta che non influisce sull'esito elettorale. E lo dico anche in virtù di un fatto concreto. Io sono sempre stato un attento lettore di Della Loggia, che ha parlato spesso di una democrazia distributiva in senso di risorse. Fino a che c'erano risorse da dare, c'erano risposte e c'era consenso. Adesso la gente, l'opinione pubblica, gli elettori ci chiedono che cosa ci puoi ridare. E questo è un elemento preoccupante. E lo dico anche in virtù di un fatto concreto, appunto, come dicevo prima. Noi siamo, almeno io parlo in questa veste oggi, come consigliere regionale. Vedete, io ho depositato una proposta di legge che poi è stata bocciata per chiedere che la scelta del consigliere regionale venisse su un collegio regionale, per l'appunto. Io sono un consigliere di Pescara, ma voglio occuparmi, mi sono occupato in questi 5 anni, dei problemi, almeno ci ho provato, dell'intera regione. Non è passato questo perché è passato il criterio localistico legato ad un altro aspetto del quale io sono per il quale sono acerrimo nemico, che è quello della preferenza, perché non è vero secondo me che la preferenza, la scelta del nome del candidato sia sintomo di scelta reale e di democrazia, perché la preferenza induce costi, rapporti clientelari nel senso migliore o peggiore del termine, pressioni e così via. Io credo molto, e in quel campo credo che la comunicazione possa essere e debba essere molto efficace, nello scontro diretto. Vedete, io mi auguro che nelle piazze ci sia lo scontro e il raffronto davvero fra candidati, fra D'Alfonso e Chiodi, fra Chiodi e il candidato Grillino, mentre invece io credo che le elezioni regionali, davvero concludo, non saranno soltanto basate sulla comunicazione, sulla capacità di racconto di D'Alfonso, sulla capacità di racconto dei fatti di Chiodi, che piaccia o meno ha fatto e abbiamo fatto in 5 anni, è vero, alle persone non importerà molto che abbiamo risanato la sanità, ma lo abbiamo fatto e se oggi abbiamo delle risorse abbiamo anche la capacità, per noi o per chi dovesse vincere, se non fossimo noi, ma non credo, sopravvivere dei fondi da distribuire per ricostruire l'Abruzzo. E allora il problema della preferenza, della scelta e del confronto deve essere questo: la comunicazione deve mettere a confronto e quindi interagire
fra due candidate, ad esempio, io sono innamorato dei collegi uninominali all'americano o all'inglese, perché noi italiani ci siamo appassionati e ci appassioniamo non di Porta a Porta di Bruno Vespa, ma dei dibattiti statunitensi quando si scontrano due presidenti, perché si mettono in piazza anche gli aspetti privati, si scontrano, si affrontano e si confrontano proposte e su quello l'opinione pubblica comunica, discute e può scegliere. Ecco, io mi auguro che la comunicazione politica, più che persuasione, sia appunto comunicazione, capacità di interagire, affiancando però un ultimissimo elemento, che è quello dei fatti, perché c'è una, diciamo, corrente che il professor Rodriguez sicuramente conosce, tutti quanti noi abbiamo esaminato, che è quella dell'action fact, cioè della dimostrazione dei fatti, che io invito anche il direttore, che spesso ha utilizzato, a continuare a fare anche in campagna elettorale, l'elenco delle promesse e delle proposte programmatiche affiancato a quello che si è fatto, la spunta dei fatti, perché credo che anche su questo si possa e si debba scegliere. Grazie. Grazie dottor Cavaroli. Ci sono altri interventi al momento, possiamo avviare allora le nostre conclusioni. Io affiderei, voglio dire, la conclusione a Mario su una parola che anche a noi è molto cara. Etica in senso lato è un concetto immenso che non può essere racchiuso in 35 secondi. Ma mi piace molto questa frase che Mario ha scritto recentemente: far emergere le permanenze e le motivazioni di fondo dell'agire umano. Se questo è il tema vero dei comunicatori, se questo è il tema vero, centrale della polis nel senso più alto, cioè la possibilità che i comunicatori possano attivare o contribuire in qualche modo ad attivare il mezzo di ogni individuo, io credo che si raggiungerebbe una dimensione non solo estetica dei processi di comunicazione politica, ma una dimensione molto più profonda e molto più autentica. Mi sbaglio, ho interpretato male Mario questa tua frase? Non potrei mai dire mi sbaglio. Io non ho più, io dico mi convince, non mi convince, ormai sono diventato un relativista radicale e ironico. Un relativista radicale, rorchiano, vedo dei segni interessanti anche in Vaticano. Scusate, l'elemento che... io credo che una buona comunicazione aiuti la politica. Non credo che la comunicazione sia costruzione di imbrogli, make-up. Le bugie hanno le gambe corte, il naso lunghissimo anche in politica. Però quello che vorrei dire non è che come non abbiamo mai scelto un partito partendo dai programmi, così l'interpretazione dei fatti è sempre stata retrospettiva, mentre il voto è prospettivo. Si vota sul futuro, non si vota su ciò che è stato, almeno secondo me. Si dovrebbe, perché si dovrebbe? Si dovrebbe votare su ciò che è stato, no? In realtà si vota, quello che accade è che si vota sul futuro. Quindi l'elemento fondamentale è la promessa che noi facciamo. La promessa noi la facciamo attraverso un racconto, una esposizione della realtà, una prefigurazione della realtà, che se corrisponde a quello che le persone vivono, le persone la vivono come vera, anche se vera non è. Abbiamo vissuto qualche migliaia di anni pensando che il sole stesse fermo, viceversa, e abbiamo fatto anche delle cose importanti, non tutte negative, per quel grande errore. Abbiamo convissuto con quel grande errore. Col grande errore si è scoperta l'America, erano tutti convinti di buscare Oriente, di andare a Oriente buscando Occidente, e si è scoperto qualcosa che non si sapeva che esistesse, ed è stata... Quindi molte delle cose che abbiamo conquistato nella eterogenesi dei fini, della nostra vita, sono state diverse da quelle che perseguivamo e non per questo sono state negative. Allora,
la buona comunicazione. Seconda cosa, noi non possiamo non comunicare. Noi non possiamo non comunicare. Non, non esiste una comunicazione concepita come degli strumenti che io posso usare o non. Non posso vivere senza comunicare. La vita è un agire comunicativo. L'uso della parola, che ci distingue come genere animale fondamentalmente da tutti gli altri esseri viventi, l'invenzione della parola, non la scoperta, l'abbiamo inventata la parola, è una delle più grandi costruzioni antropologiche della cosiddetta intelligenza umana. L'invenzione della parola è l'invenzione della comunicazione, non esiste. Allora, se ci sembra diversa la società di oggi rispetto alla società degli anni 50 e pensiamo che non si comunicasse, che Di Vittorio non comunicasse, che i discorsi di Di Vittorio per far accettare ai braccianti italiani il patto del lavoro che ha significato una diminuzione di salario reale quando si faceva la fame in Italia, quando c'era il salario e la paga settimanale, non sia stata una grande narrazione di un futuro possibile, di un futuro possibile che era raccontato da una persona in un sistema che generava l'elemento fondamentale, che è la fiducia. Le persone comprano fiducia, affidabilità. La campagna elettorale e la comunicazione politica ha un solo obiettivo: fidati di me. Di me ti puoi fidare. Io sono la persona che può contribuire alla risoluzione dei problemi che tu ritieni più importanti nella tua vita. Questo è l'elemento cruciale. È un patto di fiducia, è un agire comunicativo che costruisce relazioni di fiducia. Tutto il nostro mondo, dopo Bretton Woods e dopo l'abolizione della copertura aurea delle valute, si basa su relazioni di fiducia. Questo è l'elemento fondamentale. Allora, come agisco, come mi comporto in maniera che determini la generazione di fiducia? E torno a dire, come mi faccio adesso, le signore mi perdoneranno perché c'è sempre questi elementi maschilisti del cacchio, come mi faccio toccare? Perché l'handshaking è l'elemento fondamentale anche delle campagne più mediatizzate come sono quelle americane? Casomai lo rendo spettacolare, lo rendo enorme, vado a Cleveland alle 5 di mattina davanti all'ingresso degli Alti Forni e ci vado con le truppe televisive che filmano il candidato presidente che fa quella cosa lì. Ma vado a stringere le mani perché il contatto fisico e la costruzione di comunità, e su questo per esempio la rete ci dà grandi, grandi possibilità, devo stare sulla rete. I politici non possono porsi la domanda se stare o non stare sui social network. Il problema è come ci si sta e come attraverso i social network si dimostra autenticità. Perché il rapporto di fiducia avviene non tanto, vi ricordate, avete parlato tutti di Renzi, io ho cercato di evitare di parlare di Renzi, ricordate Renzi quando in sindrome esaltativa era stato criticato che non aveva contenuti e in ogni momento dove andava a parlare si sciorinava 57 dati ossessivi, compulsivi per dimostrare. Non è quello, cioè quella persona ha saputo creare una relazione molto particolare che ha dell'artistico, adesso scusate se, che ha dell'intuitivo, che ha del che non è nella base, adesso il mio amico Rational Choice se ne è chiuso, ma che non sta nella razionalità della Rational Choice. Noi non scegliamo le cose su base razionale, cazzarola, noi facciamo dei salti logici, scegliamo ciò che ci appassiona. Concludo dicendo, le emozioni durano poco, l'emozione è la paura, l'emozione è la sensazione di amaro, l'emozione è il pianto che avendo una certa età ti viene sempre più quando ti commuovi guardando anche nel caffè o le tagliatelle barilla. Quella è l'emozione, ma quella cosa va a prendere un database di sentimenti, di feeling profondi, che sono quelli che ci identificano, sono le ragioni del cuore che la mente non conosce.
Cioè noi abbiamo un filone di ragionamento nella filosofia, nel ragionamento sugli umani, che è profondo di questo. Ora, noi siamo in un momento molto delicato per la democrazia, perché, c'è un punto delicatissimo tra principio di competenza e principio di rappresentanza. Mio fratello è stato un medico per tutta la vita del pubblico, non ha mai fatto una parcella, e non sa che cos'è l'IVA, non gli è chiaro cos'è. Perché molti specialisti che lavorano in Italia allarga il problema, diventa ancora più complesso, quindi ci sono anche quelli che fanno. Però mio fratello, diversamente da me, ha un'idea precisa, che la crisi economica sia colpa delle banche. Fatto precisissimo. Anche io mi dico, che è il fratello maggiore, dico, mi domando, non hai capito un cacchio della lingua? Ma come fai a pensare di capire qualcosa delle banche? E lui si offende su questo, che non mi parla più per 3 giorni. Anche io dico, ma scusa, se noi andassimo in un'assemblea popolare e mettessimo ai voti, Alessi, non ho confidenza con tedeschi, quindi non posso dire tedeschi. Alessi ha l'Alzheimer, Alessi ha il Parkinson, Letizia per esempio ha delle opinioni su questo, no? Le mettiamo ai voti, no? Che cosa, scusate il giochino stupido. Noi abbiamo deciso che ci sono alcuni problemi della nostra convivenza che decidiamo con gli specialisti. La medicina, la costruzione dei ponti, abbiamo deciso che ci vogliono gli ingegneri, su alcune materie abbiamo deciso che ci vogliono i competenti, su un'altra base di materie abbiamo deciso queste rispondono al principio di rappresentanza, ma non è detto che siano più semplici, come la finanza, come la crisi economica, però abbiamo fatto questa scommessa, abbiamo deciso quelle partite, sono partite che volendo la pace, volendo dirimere conflitti in maniera pacifica e senza guerra, senza lotta, abbiamo deciso che saranno regolate dalla politica, dal principio di rappresentanza. Oggi abbiamo sempre più una popolazione che è fatta da persone più informate del passato, che si ritengono più competenti del passato, che non riconoscono i principi di autorità che esistevano una volta. Ed è qui che la democrazia del Novecento entra profondamente in crisi, per cui ci sono persone, adesso con tutta la stima e il rispetto per i 5 Stelle, che pensano che basta sostituire personale politico, personale a personale, che i problemi siano risolti. Anche molti dei renziani pensano questo. Ho sostenuto questa posizione politica, non so quanto vi possa interessare, ma per onestà, per chiarezza, però non sono assolutamente convinto che basti sostituire una persona con un'altra persona di orientamento diverso per capire i meccanismi di formazione della rappresentanza che stanno tutti entrando in crisi in questa società. Perché è una società che è sottoposta ad una disintermediazione pazzesca indotta dalla diffusione delle reti di informazione. Per cui tantissime persone si sentono. Allora, in questa liquidazione della società, adesso Francesca è andata via, mi accusa sempre di essere per la società liquida, come se fosse una scelta e non una presa d'atto della realtà. In questa società liquida l'elemento di fiducia diventa fondamentale. E questo è il fatto. Allora, l'elemento di fiducia e l'elemento di leadership diventa fondamentale. Il leader vanno create le condizioni perché i leader emergano, perché abbiamo bisogno di leader e abbiamo bisogno di regole che dominino. Giornalista serio, congiuntivo, dominino il leader. Il leader è una bestia, è un puledro, il leader va domato. Ma abbiamo bisogno dei leader, non abbiamo possibilità di avere processi innovativi senza leadership. Il leader che si affermerà in questo paese, e non so se esiste già, se già è venuto, è qualcuno che saprà raccontare una storia. Hannah Arendt dice
Karen Blixen dice: ogni dolore può essere accettato se lo si inserisce in una storia. E Hannah Arendt dice: le storie danno senso a quello che abbiamo vissuto e che altrimenti sarebbe una sequenza inaccettabile di eventi. E Hannah Arendt pensava all'Olocausto come una delle grandi sequenze incomprensibili, inaccettabili, no? La grande patria della grande filosofia, della grande musica che produce il nazismo. Come facciamo? Abbiamo elaborato questo grande lutto collettivo inserendolo in una storia. E questa è la potenza della narrazione, che non è raccontare frottole, ma dare la sensazione che tu sai dove ci stai portando. Ti puoi fidare di me, io ti racconto la realtà. Certamente che poi ci sono i fatti, certamente che il racconto deve trovare una corrispondenza in quello che la gente vive. E qui giuro, chiudo, una campagna elettorale è far vivere un'esperienza alle persone. Ma in realtà la comunicazione è far vivere esperienze alle persone, perché le persone apprendono soltanto se vivono esperienze, non si apprende solo se fanno le cose. E guardate, la qualità esiste solo se è comunicata e se è percepita. La qualità di una tela di Fontana o di Pollock, visto che abbiamo citato la fidanzata di uno che ha avuto un incarico come vice responsabile della mostra di Pollock, ma l'action painting di Pollock è valutato soltanto da chi ha una cultura sufficiente per attribuire qualità a quella tela. Soltanto se sappiamo comunicare quel valore di qualità. Bisogna fare bene, farlo sapere e farlo apprezzare. La difficoltà dei comuni, dei bilanci comunali, delle attività comunali, è come faccio a apprezzare, ma non posso ritrarmi da questo, non posso pensare io ho fatto, ho preso la decisione giusta. La qualità di quella decisione è nella percezione che le persone avranno di quella decisione, e quella percezione la potrò fare passare soltanto se gli faccio vivere un'esperienza, se gli faccio toccare la realtà. Grazie Mario. Io passo la parola per un saluto conclusivo alle pizze di Tommaso e poi andiamo tutti a casa. Le quote rosa sempre devono essere rispettate, pazienza, ma abbiate un attimo pazienza, ma antipasto con la quota rosa, rispettiamo quote rosa, rispettate le quote rosa per favore, visto che avevo detto all'inizio che appunto rappresentavo le quote rosa e che avevo fatto il saluto iniziale e finale. In realtà ringrazio davvero tutti, ringrazio Mario Rodriguez, ma non soltanto, anche gli altri relatori, ci avete donato oltre che belle parole e senso e consenso, ci avete donato anche delle emozioni. Devo dire che questo di solito in un convegno del genere non è cosa, come dire, assodata e scontata. Io sinceramente, come dire, volevo richiamare semplicemente alla call iniziale che ho fatto, per quello la quota rosa mi è data di chiusura oltre che di apertura per questo. Io all'inizio so che c'è chi non è stato presente, in questo insomma ci sono sicuramente molti candidati, ho fatto una call e ho pregato i miei colleghi e anche e soprattutto i candidati e i segretari di partito. Mario parlava di leadership, ha parlato di tantissime cose, io naturalmente non stavo qui, non sono degna di fare le conclusioni di un convegno del genere, però ho parlato di cultura, ho parlato di cultura come elemento strategico e ho parlato soprattutto e ho chiesto di creare e di proporre una classe dirigente politica formata, e questo probabilmente viene appunto da quel personaggio, dalla leadership di cui parlava Mario prima. La mia cosa è questa: io vorrei sentire dai programmi elettorali che si parli di cultura e che si parli di strategia, e soprattutto comparare la cultura come impresa culturale e che venga considerata esattamente motivo di rilancio della regione, come tutti gli altri argomenti che in questo dibattito sono stati sicuramente dibattuti e ampiamente approfonditi. E quindi questa è la cosa che lancio, vi prego di ricordarmelo, vi prego di farlo anche voi, continuiamo a parlare sempre di cultura perché l'Abruzzo ne ha bisogno e perché
se la comunità esiste ed esiste una comunità abruzzese che sia di pecorari e di montanari, effettivamente è data anche molto e soprattutto dalla cultura. Grazie e buonasera.